Ben ritrovati con l'informazione di RTC, quarta seconda edizione del Premio Nazionale di Poesia dedicato ad Alessandro Fariello. La luce dell'umiltà è il tema scelto per la seconda edizione del Premio Alessandro Fariello, organizzato dall'Associazione Angeli Senza Frontiere, per ricordare il giovane di Grumappola affetto da SMA, recentemente scomparso. Alessandro, definito il poeta guerriero, comunicava con lo sguardo, che diventava parola e poesia. Ad illustrarci tutte le novità della seconda edizione, Vito Plantamura, docente e presidente dell'associazione Angeli Senza Frontiere. In effetti anche quest'anno abbiamo, proprio sull'entusiasmo della prima edizione, abbiamo indetto la seconda edizione del Premio Nazionale di Poesia Alessandro Fariello, che, come giustamente si diceva, è il poeta guerriero, un poeta di Grumappola in provincia di Bari, nostro socio onorario, affetto da SMA, che purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato. E quindi abbiamo pensato che un premio nazionale di poesia in suo onore potesse essere il modo migliore per ringraziarlo ancora una volta dell'impegno profuso in associazione. Il sottotitolo del premio è Sulle ali della libertà, che è il titolo di uno dei suoi libri, perché Alessandro scriveva col puntatore oculare. E che altro dire? Sulla pagina Facebook Alessandro Fariello, premio Alessandro Fariello, si trova il regolamento e il modulo di iscrizione. Le poesie possono essere inviate all'indirizzo email premioalessandrofariello2@gmail.com entro il 15 ottobre. Dopo tale data, una giuria preposta valuterà quelle che saranno appunto le poesie vincitrici. Possono partecipare tutti purché abbiano compiuto i 18 anni. Il tema di quest'anno è La luce dell'umiltà. E come l'anno scorso, anche quest'anno il premio è assolutamente gratuito, è sufficiente inviare un'email. Abbiamo ottenuto anche quest'anno il patrocinio della città di Grumappola, per cui ringraziamo l'effervescente sindaco dottor Minenna e tutta l'amministrazione comunale che ci segue e eccoci sta. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG di RTC Quarta Rete.